e andiamo dal Presidente della Repubblica Mattarella alla festa della Polizia. Sentiamo. Tuttora per effetto della pandemia, ma comunque altrettanto significativa. Ed è un piacere incontrarvi, sapendo che rappresentate l'intera Polizia di Stato nelle sue varie articolazioni e territorialità, in questa duplice ricorrenza. La lunga storia di 169 anni, che è sorta prima dell'unità del nostro Paese, lo ha accompagnato costantemente, e 40 anni dalla legge 121, come lei ha ricordato, ha disegnato l'architettura del nostro sistema di pubblica sicurezza con una formula efficace, moderna, che si è dimostrata costantemente adeguata alle esigenze di un grande paese come il nostro. E si è accompagnata a questa architettura il nuovo carattere, l'ordinamento della Polizia di Stato. Tutto questo rende questo anno particolarmente significativo e quindi in questa occasione vorrei esprimere ringraziamento per quello che i nostri concittadini avvertono nei confronti della Polizia di Stato. La fiducia e l'affidamento. Questi sentimenti sono ulteriormente intensificati in questo periodo di emergenza sanitaria. Come lei ha ricordato, la Polizia di Stato si è prodigata con impegno e abnegazione, pagando un prezzo alto. 14 vittime sono tante e 10.000 contagiati sono un prezzo particolarmente pesante, dovuto al fatto di essere in prima linea nel garantire ai nostri concittadini la sicurezza e l'assistenza necessaria. E questo è un ulteriore elemento che ha intensificato e irrobustito la fiducia dei nostri concittadini nei confronti della Polizia di Stato. Questo è, lei poc'anzi ha ricordato, le ragioni e gli obiettivi della funzione della Polizia di Stato, che non sono stati minimamente indeboliti o attenuati dalla coincidenza con l'emergenza sanitaria. Lei ha parlato della protezione delle democratiche istituzioni della Repubblica, della garanzia, della tutela della libertà, dei diritti, della sicurezza dei cittadini. Compiti questi che esprimono il servizio alla Repubblica che la Polizia di Stato realizza e costantemente mette in opera. Questi compiti si articolano in tanti fronti: la lotta alla criminalità organizzata, la lotta alla ricerca di latitanti, la lotta al crimine in qualunque forma, la prevenzione, l'attività di prevenzione spesso non conosciuta ma preziosa contro pericoli terroristici e il contrasto al terrorismo insieme alle altre forze di polizia nella forma del coordinamento così felicemente definita appunto dalla 121. Tutto questo è motivo di riconoscenza da parte del nostro Paese. E il pensiero non può che andare non soltanto ai 14 caduti per effetto del contagio da virus, ma a quanti nel corso del tempo hanno sacrificato la vita per causa di servizio nella Polizia di Stato. Sono ben collocati nel ricordo del corpo, sono ben collocati nel ricordo della Repubblica. E questo è un elemento che ulteriormente accresce riconoscenza da parte dei nostri concittadini e che io intendo esprimere anche in questo momento. Tutto questo è stato raffigurato nel conferimento alla bandiera della medaglia d'oro al valor civile, al merito civile, che sono lieto di aver firmato e di aver disposto un mese fa, il 2 di marzo scorso. Esprime, come lei ha cortesemente ricordato, questo sentimento di apprezzamento e di riconoscenza. E anche a questo incontro qui al Quirinale
sia pure appunto in questa forma così ridotta, intende esprimere questo che esprimo formalmente, la riconoscenza della Repubblica alla Polizia di Stato. Grazie, auguri per questa ricorrenza.